Motta. Sì. Parise. Pellegrini. Luca non c'è. Gesù non c'è. Perego. Arriva portato. La delibera è incredibile. Quattro ciocchi. Rossi. Santo Iemma. Senesi. Simi. Tagliabue. Todaro. Tucci. Duccioli. Viganò. Così se devi. Sì, perché rispondono loro. Non c'è. Rispondono anche loro. 22 presenti, la seduta è valida. Posso fare una domanda? Sì, perché rispondete? Devo fare un regalo. Perché la maggioranza deve garantire. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera ai cittadini, buonasera ai consiglieri e un benvenuti alla dottoressa Gardiner che trovate che è qui alla mia sinistra, direttore del settore sicurezza, coesione sociale, protezione civile e volontariato e ai rappresentanti dei soggetti attuatori del progetto che adesso andremo ad analizzare, le cooperative sociali di Apodo, Comin e Farsi Prossimo. Vi dico che l'assessore Granelli oggi non potrà essere qui con noi perché è impegnato, come sapete c'è la discussione del Consiglio Comunale, stanno trattando il bilancio e quindi appunto, è impegnato il Consiglio Comunale. Ricordo comunque a tutti che l'assessore Granelli sarà qui a trattare delle problematiche relative alla sicurezza del quartiere di Montisaverna. Grazie. Dicevo, la Sorellani sarà qui per trattare le problematiche relative alle questioni di sicurezza dei quartieri di Ergano Bovisa il 20 di novembre, come la convocazione della consulta sulla sicurezza che avete già ricevuto. Ricordo che l'incontro non sarà presso la sede del Consiglio di zona, quindi qui in via Guerzoni, ma presso la scuola di via Sturie che molto gentilmente ci ospita. Come da ordine del giorno, oggi verrà, questa sera verrà presentato il progetto Adolescenti e Sicurezza, un progetto che, come poi verrà spiegato, è diffuso su, su tutti i nove quartieri, per quanto riguarda, le nove zone, per quanto riguarda la zona 9, andrà ad incidere sul quartiere Bovisa ed Ergano. Questo progetto è rivolto appunto agli adolescenti, prevede azioni di prevenzione e di contrasto, andando ad intervenire su quelle situazioni di legalità, di illegalità, di convivenza difficile e di sicurezza in genere. Poi sono state predisposte, come già state vedendo, alcune slide, quindi si potrà entrare nel dettaglio. Questo progetto fa riferimento ad alcune comunicazioni che vi sono state date qualche mese fa, parliamo di aprile, aprile di quest'anno, 22 di aprile, dove comunicazioni con cui vi inoltravo una lettera appunto dell'assessore che spiegava qual era l'intento di questa progettualità e una mia accompagnatoria dove identificavo quelli che erano i quartieri su cui erano già attivi alcuni progetti simili a questi o comunque che andavano ad incidere sulle problematiche attinenti agli adolescenti e su quali indicando invece un quartiere, in particolare quello di Ergano della Bovisa, dove non erano attivi progetti di questo genere. Motivo per cui appunto il progetto che stiamo presentando questa sera verrà realizzato all'interno del quartiere Bovisa ed Ergano. Do la parola quindi alla dottoressa Gardiner per entrare nel merito delle questioni. Come di consueto ci sarà la presentazione, si potranno visionare le slide e poi ovviamente i consiglieri potranno fare domande e chiedere le lucidazioni in merito. Ah, non lo faccio io. No,
Buonasera a tutti, grazie di essere qui, vi porto anche i saluti dell'assessore Granelli che si scusa e si dispiace di non essere qui, ma il dibattito in Consiglio Comunale in questo momento sugli emendamenti e sul bilancio, per cui credo che voi tutti possiate capire che ha ritenuto di doverci un po' dividere nei compiti di stasera. Questo progetto che noi vi veniamo a presentare e che pensiamo che in qualche maniera un pochino già conosciate è un progetto a cui abbiamo tenuto molto, è un progetto che ci ha impegnato molto per realizzarlo, ma al quale abbiamo profondamente creduto. È un progetto che è nato all'interno del pensiero rivolto alla coesione sociale, cioè rivolto alla possibilità di una convivenza migliore nel territorio, sui quartieri, una convivenza che vedesse gradualmente una diminuzione della conflittualità e della marginalità, che spesso sono due, come dire, elementi che camminano insieme. Questo progetto è nato ipotizzando, e poi così abbiamo fatto, di poter fruire del finanziamento della 285 che come assessorato ci spettava, e questa quota della 285 l'abbiamo unita alla stessa quota della 285 che apparteneva al decentramento. Quindi è nata una collaborazione forte, una collaborazione che ha visto non solo la condivisione economica, ma anche una condivisione concettuale su come procedere. Noi siamo molto contenti perché questa idea di lavorare insieme è un'idea di cui spesso si parla, ma che poi nei fatti non è così semplice, no? Lavorare tra assessorati diversi. Questa volta ci siamo riusciti, quantomeno siamo partiti e tutto l'impianto si è realizzato in una collaborazione continua e costante, e speriamo di funzionare così, evidentemente. Con il decentramento abbiamo deciso di suddividere tutto il finanziamento sulle 9 zone e quindi di far scegliere a ogni zona quale fosse il quartiere dove si ritenesse, dove il consiglio di zona e i consiglieri ritenessero che ci fosse più necessità di un intervento di questo tipo. Per cui abbiamo fatto, come ricordava il presidente Boccioni, quella sorta di, come dire, indagine conoscitiva, preventiva e di valutazione, in modo da poter aderire a quelle che erano le vostre valutazioni. E la zona 9 ha scelto il quartiere Bovisa. Ogni altra zona ha scelto il suo quartiere. Dopodiché è stata fatta un bando di gara, naturalmente, come credo che voi tutti possiate immaginare, bando di gara al quale è seguita una modalità di impostare le azioni del progetto, che è la modalità della coprogettazione, proprio perché si è ritenuto importante dare una cornice, che fosse la cornice nostra dell'assessorato alla sicurezza e alla coesione sociale del decentramento, a ciò che si andava chiedendo ai soggetti che avrebbero partecipato al bando, ma dalla cornice insieme ai soggetti che hanno partecipato al bando e insieme ai rappresentanti di ogni zona si è andato a costruire nei dettagli e in alcuni contenuti più specifici quello che è il progetto che inizialmente era solo il progetto che aveva partecipato al bando. Racconto tutto questo perché per noi tutto questo percorso, che adesso io dico in 3 minuti, è stato chiaramente un percorso lungo di lavoro e di impegno, ma anche un percorso che ci ha visto molto soddisfatti perché, ripeto, abbiamo lavorato bene con il decentramento e con i rappresentanti di ogni zona. Allora, arrivando di più a voi, ripeto, la zona prescelta, il quartiere prescelto in questa zona è il quartiere Bovisa. I soggetti che hanno vinto il bando di gara e che attueranno il progetto nel vostro quartiere sono la cooperativa sociale di Aquason, la cooperativa sociale Comin e la cooperativa sociale Farsi Prossimo. A chi è diretto il progetto? Il progetto è diretto a una fascia di adolescenti che
noi pensiamo siano gli adolescenti che non fruiscono in questo momento di quelle che sono le attività in essere per adolescenti che sui nostri territori sono già in essere. Penso ai CRG, penso ai gruppi oratoriali, penso ai gruppi sportivi. Poi noi tutti sappiamo che c'è tutta una fascia di giovani che in realtà non aderisce a queste iniziative, che si riuniscono nei parcheggi, si riuniscono per strada, spesso si riuniscono in piccole bande, spesso purtroppo mettono insieme, stando insieme, unendo un loro malessere e un loro desiderio di trovare un'identità che non hanno, mettono in essere comportamenti disturbanti, e da questo nasce un malessere diffuso che travalica il singolo soggetto adolescente, ma che si trasfonde in quello che è il loro territorio di azione. Allora diciamo che i soggetti a cui noi abbiamo pensato, ritenendo opportuno investire un impegno economico e di lavoro e di pensiero, sono questi, cioè sono i ragazzi che sono ai margini, sono i ragazzi che spesso ci preoccupano e che creano situazioni di conflittualità sul nostro territorio. Quindi è chiaro che questo progetto non risolverà tutti i problemi che sono legati alle fasce adolescenziali problematiche. Questo noi ci teniamo a dirlo, perché non dobbiamo crearci, come dire, delle illusioni di un progetto che sia la panacea per tutti. Ed è anche altrettanto chiaro che questo progetto e i soggetti attuatori cercheranno, come già abbiamo fatto, di creare una rete che sia non solo sinergica, ma che sia anche efficace, anche con tutto quello che sul territorio c'è, in modo che con una sorta di obiettivo finale questo tipo di ragazzi, che usualmente ciò che già abbiamo in essere non lo utilizzano, ne possano essere nel tempo fruitori. Il discorso, come dire, la fase della coprogettazione, che ha visto tre incontri in cui sono stati presenti i vostri rappresentanti di questa zona, i soggetti attuatori e i nostri rappresentanti come assessorato, ha mirato proprio a cercare di fare anche una mappa di quello che c'è e di come gradualmente nel tempo ci si possa interconnettere. Il progetto si articola in tre piani di intervento, quindi azioni che sono dirette ai ragazzi, direttamente ai giovani, per loro, e affinché si possano costituire delle relazioni che siano efficaci per far diventare loro protagonisti del loro territorio o di progetti che possono interessare loro direttamente. Il territorio, nel senso di costituire sul territorio una rete che sappia accogliere e contemporaneamente promuovere queste azioni e queste connessioni con quello che c'è, e chiaramente il progetto si rivolge anche a tutta la cittadinanza, perché la ricaduta dovrebbe essere una sorta di maggiore consapevolezza da parte della cittadinanza di dove sono i problemi, ma anche un maggior accoglimento nel momento in cui c'è in essere azioni che portano a un maggior benessere su quel territorio. Chiaramente questo progetto prevede in tutto il suo sviluppo un forte raccordo con il consiglio di zona. Noi prevediamo ogni tre mesi una cabina di regia in cui tutti i protagonisti, e quindi anche il consiglio di zona, partecipi e in qualche modo faccia il monitoraggio e poi abbia un po' il governo di governare tutte le azioni nel loro complesso e anche nella loro specificità. Io credo che sarà interessante sentire direttamente dal soggetto attuatore, attraverso le slide, come dire, un calcio un pochino di più sulle azioni specifiche. Vi volevo dare alcuni dati che forse ad alcuni di voi interessano, che sono i dati economici, in modo anche da, come dire, rendersi conto del peso anche dell'impegno economico per mettere in atto questo progetto su tutte le nuove zone, ribadisco. L'importo complessivo cittadino è stato di 674.056 euro, di cui una parte l'assessorato alla sicurezza e coesione sociale l'ha presa dal proprio bilancio corrente, cioè 161.000 euro.
il decentramento ha contribuito con 186.000 euro della 285 e la nostra quota di 285 sono stati 512.741 euro. Quindi in qualche modo, come potete vincere da questi dati che sono scritti se poi volete avere, c'è stata una partecipazione attiva e impegnata e da parte dell'assessorato alla sicurezza e coesione sociale, ma anche da parte del decentramento. In particolare per la zona nord e per il quartiere Bovisa sono impegnati 86.837 euro. Allora, io pensavo di dare la parola alla signora Carmelutti della cooperativa sociale di Apason, che è qui accanto a me, la quale vi illustrerà attraverso le slide un pochino più nello specifico le linee progettuali, e poi siamo qui per eventuali domande o informazioni maggiori o approfondimenti se ne avete voglia. Grazie a voi e buonasera. Grazie dottoressa Gardiner. Buonasera a tutti, io questa sera sono qui in rappresentanza anche degli altri due partner, che sono la cooperativa Comine e la cooperativa Farsi Prossimo. Di Apason e queste due cooperative sono degli enti del terzo settore che da molti anni operano in zona 9 e quindi conoscono bene la realtà e il territorio in cui verrà realizzato questo progetto. Inoltre tutti e tre questi soggetti hanno una esperienza consolidata proprio di lavoro educativo in contesti informali, in particolar modo con gli adolescenti giovani, perché nel corso degli anni hanno in più occasioni in diversi territori realizzato progetti che in linguaggio tecnico si chiamano di educativa in strada, perché appunto si tratta di interventi educativi realizzati in contesti di aggregazione informale rivolti in maniera prevalente agli adolescenti e ai giovani. Come dicevamo, il bando prevedeva la realizzazione di un progetto nel quartiere Bovisa, ma proprio la conoscenza di questo territorio ci ha spinti nella presentazione del progetto ad allargare la gettazione anche al quartiere d'Ergano, che rispetto a Bovisa presenta un maggior numero di luoghi appunto utilizzati dagli adolescenti e giovani anche di Bovisa per ritrovarsi il pomeriggio e la sera ogni fine settimana. Questo progetto, come si diceva, si rivolge in maniera prioritaria agli adolescenti e ai giovani appunto di Bovisa ed Ergano, andando ad incontrare sia nei luoghi appunto di aggregazione informale, sia però anche all'interno dei servizi che loro maggiormente utilizzano, in particolar modo la scuola. Infatti uno dei soggetti che speriamo di incontrare, di coinvolgere in questo progetto, è la scuola secondaria di primo grado, perché sappiamo che diciamo, la preadolescenza è l'età in cui i ragazzi cominciano ad avventurarsi sul territorio, ad utilizzare questi luoghi, quindi facendo un lavoro con loro anche in ambito scolastico, comunque in un contesto più diciamo formale, si può lavorare in un'ottica preventiva e di promozione a un utilizzo positivo e costruttivo non solo del proprio tempo libero ma anche del territorio in cui vivono. L'altro soggetto al quale noi ci rivolgiamo è la comunità adulta, non soltanto le agenzie educative, quindi la scuola, i centri giovani, gli oratori, ma anche la comunità adulta un po' più allargata. Si è detto anche per Bovisa, sono dei luoghi ancora ricchi, per esempio, di laboratori artigiani o di associazioni culturali, e ci piacerebbe su alcune attività riuscire anche a coinvolgere questi soggetti in maniera da creare una maggiore connessione e vicinanza tra i giovani e gli adulti di questo territorio. Vi dico anche cosa su come pensiamo di spendere questi soldi che sono stati impegnati su questa zona. Sono previste diverse tipologie di azioni.
La prima, che un po' riguarda appunto questi soggetti più adulti, è la disponibilità da parte degli educatori ad affiancare sul campo operatori che si trovano in difficoltà nella gestione dei rapporti con questi gruppi di ragazzi che spesso sostano magari nelle vicinanze di un centro giovani o di un oratorio e che spesso entrano in conflitto con questi servizi. E a volte gli educatori che lavorano all'interno di questi servizi sono in difficoltà nel costruire un rapporto positivo con questi ragazzi. Per cui sicuramente una delle cose che mettiamo a disposizione del quartiere è la possibilità di affiancare in alcune attività questi educatori in maniera da cercare di facilitare la relazione e costruire un rapporto appunto positivo e produttivo tra questi soggetti. Un altro obiettivo concreto che ci diamo è quello di fare, di aggiornare una sorta di mappatura non solo dei luoghi e dei gruppi che popolano Terna Nicovisa, ma anche delle risorse attualmente presenti. Ce ne sono alcune ovviamente che sono stabili nel tempo, altre invece che hanno dei cicli di vita più brevi, per cui in anno ci sono progetti che scompaiono, altri che compaiono. E quindi sicuramente avere un'idea più precisa di che cosa c'è sul territorio a disposizione dei giovani è un elemento importante, perché spesso i giovani stessi non sanno che cosa offre il quartiere in cui vivono. La parte più grossa del progetto si sostanzierà nell'andare a incontrare e conoscere tutti i ragazzi e passare il tempo insieme a loro, cercando di conoscerli e di capire quali sono i loro desideri, i loro progetti di vita e le competenze che sono in grado di portare. Un lavoro che ci piacerebbe fare quest'anno è non tanto ragionare con loro su temi quali il disagio, la devianza, ma al contrario ragionare con loro in positivo su quali sono dal loro punto di vista gli elementi che migliorano la qualità della loro vita e di conseguenza anche della comunità del luogo in cui vivono. Per cui utilizzando diversi strumenti alla fine di quest'anno vorremmo poter restituire a loro e anche insomma, a voi il loro punto di vista su questo argomento, lavorando quindi proprio in un'ottica di prevenzione e promozione del benessere, perché siamo convinti che i ragazzi che stanno bene più delle volte poi non mettono in atto invece comportamenti conflittuali, provocatori, devianti che poi appunto vanno a produrre malessere non soltanto nella comunità ma anche in loro stessi. Cioè che sta sentendo comunque lei gestita dal comune. Un'altra attività che prevediamo di realizzare sono periodicamente degli eventi di iniziative pubbliche, sempre un po' come pretesto per far lavorare a stretto contatto gli adulti e i ragazzi. Non si tratterà infatti di eventi calati dall'alto, ma di iniziative pensate, realizzate, cercando appunto di far lavorare insieme questi soggetti che spesso si guardano da lontano e che insomma, sono ancora troppo distanti. Un'altra azione che prevediamo è la cercare di avviare dei percorsi invece un po' più strutturati delle attività laboratoriali, anche in questo caso cercando di far incontrare quelli che sono i desideri e le competenze dei ragazzi con le opportunità e le disponibilità del territorio. Sicuramente a Verona ci sono dei servizi come il Centro Giovanile di Cociarli, insomma, oratori, biblioteche che hanno già un sistema di offerta potenzialmente interessante per i giovani. Con questo progetto in quest'anno ci piacerebbe che alcune di queste opportunità si creassero dall'incontro tra i giovani e gli artigiani. Sì. Quindi cercando di sensibilizzare su quella che è la responsabilità educativa degli adulti, anche persone che non è che del mestiere si occupano di questo, ma fanno magari tutt'altro, però in quanto adulti hanno anche loro una responsabilità nei confronti dei giovani. Il simbolino che c'è sulla slide non si vede tanto, c'è una piantina che cresce, perché un po' l'idea di queste attività, questi laboratori consentono di aumentare e crescere le competenze dei giovani, da un lato, però anche degli adulti che incontreranno, speriamo, questi giovani. Come funzionerà il progetto? Allora, in questo progetto
4 ricercatori professionali e un tecnico con competenze nell'ambito del videomaker, che saranno presenti nei quartieri 5 pomeriggi alla settimana e mediamente una volta al mese nel fine settimana, soprattutto per intercettare quei gruppi di adolescenti e giovani che più delle volte sono di origine straniera e che tendono a utilizzare maggiormente il fine settimana o la sera come momento di ritrovo. Sia ad Ergano che a Gorizia ci sono dei luoghi che vengono spesso utilizzati da comunità straniere per ritrovarsi nel tempo libero e quindi vorremmo cercare anche di intercettare, di conoscere, di lavorare con queste persone. Tra l'altro questa sera ci sono 3 dei 4 educatori, sono tutti lì in fondo. Si tratta di un'equipe multidisciplinare, nel senso che le persone che lavorano già di questo progetto portano diverse competenze, in particolare portano l'esperienza di lavoro in contesti multiculturali. Spesso anche in questo quartiere le compagnie ormai sono miste, non solo per genere ma anche per cultura, e quindi il fatto di sapere anche trattare questo aspetto è importante per riuscire a entrare in relazione con i ragazzi. Per finire, un po' quello che vi avevo accennato è che nell'interpretare il senso di questo bando, noi abbiamo usato un progetto che non usa una metodologia di tipo repressivo, ma al contrario fa leva anche sulla promozione. E il lavoro che vogliamo realizzare è proprio sul portare gli adolescenti e i giovani a identificare, nominare, riflettere su quelli che sono gli elementi di qualità della vita, sarà proprio un modo in cui cercheremo di lavorare in quest'anno. Non so se è stato detto, il progetto ha la durata di 12 mesi, a settembre 2014, non è un tempo lunghissimo, però speriamo che quest'anno sia sufficiente a quantomeno creare nella rete un po' l'abitudine di affrontare quelle che sono le problematiche, ma anche i bisogni e le risorse che i giovani mettono in campo in maniera sinergica, quindi non isolatamente, ognuno affrontando proprio pezzettini e solitudine, ma cercando insomma di unirsi non solo tra di loro ma anche con i giovani stessi, in maniera che i giovani diventino una parte attiva di questa rete. L'ultimo dato magari che vi do, visto che è più o meno un mese che abbiamo iniziato a lavorare, insomma la stagione non è delle più propizie per incontrare i giovani, però in realtà loro stanno fuori anche con la pioggia, con il freddo, e al momento i ragazzi che abbiamo visto e conosciuto si riuniscono al Parco Bassi, nei giardini di via Candiani, nei giardini Pagani, credo sia Ponte Verde, anche conosciuti, in piazza Lugana, nella piazzale, nei giardini vicino alla biblioteca della Bambovisa, e andremo anche a farci un giro al Parco delle Favole, dove ci dicono esserci una comunità di sudamericani abbastanza numerosa e vivace. Sono qua per rispondere alle vostre domande. Grazie per la presentazione. Se c'è qualche consigliere che vuole qualche approfondimento, fare qualche domanda, come di consueto si può iscrivere. Siete stati esaustivi? Volevo aggiungere solo una cosa, perché si potrebbe immaginare che tra un anno poi tutto finisce e questo non è proprio quanto più di auspicabile ci sia. Allora, questo è un finanziamento che noi abbiamo avuto con il quinto piano infanzia, la 285, come sapete, la legge del 97 sui piani dell'infanzia. Questo è il quinto, adesso siamo
in progettazione tra i vari assessorati per definire quelle che sono le linee progettuali per ottenere e utilizzare il finanziamento del sesto piano, e la nostra intenzione con questo, con una parte di questo finanziamento, è di proseguire su queste attività di educative di strada rispetto agli adolescenti e alla sicurezza. Quindi questo anche per dare un'idea più longitudinale, più in una continuità nel tempo che non termina con il settembre 2014. Grazie. Grazie, grazie. La domanda era molto tecnica, cioè considerato che un adulto diciamo che agisce e opera fuori contesto, diciamo, come verrà presentato alla cittadinanza questa persona, oppure avrà un tesserino di riconoscimento? No, ve lo dico perché ultimamente cioè, gli allarmi sono sempre più, c'è molto allarmismo, cioè se si vede un adulto che si avvicina a un gruppo di giovani in contesti informali potrebbe causare preoccupazione. Consigliere De Lorenzo. Niente. Io ho ascoltato con interesse tutto il progetto, lodevole, quindi quando ci si occupa di queste situazioni è una cosa secondo me buona. Non ho capito molto bene come si traduce concretamente questo gesto, questo progetto. Cioè, si va a incontrare queste persone, questi ragazzi, si incontra ragazzi giustamente, ma nel concreto non ho capito che cosa gli si propone a questi ragazzi, perché questi ragazzi possono essere affascinati da questa proposta che possa tirarli fuori oppure farli vedere in realtà nella vita societaria in un'altra maniera, oltre come la vedono loro in questi gruppetti sparuti che sono al di fuori da ogni legato a ogni tipo di associazioni vari, operatori, biblioteche, perché. E poi questo c'è, giustamente ci sarà anche un lavoro di coordinamento con le realtà presenti sulla zona, che è molto importante, perché alcune volte si fanno dei progetti magari che si sovrappongono a realtà che ci sono, che svolgono un tipo di lavoro simile. Voglio sapere un attimo come viene gestito qua. Ma la cosa che mi interessa più completamente, perché per amore di Dio, vorrei tutto con interesse, va bene, ma che cosa gli si propone a questi ragazzi? Cioè, mi si propone di andare al cinema, okay, andare a teatro, andare qua, ma nel concreto poi per poter lasciare e arrivare a un, perché la cosa che interessa ai ragazzi è un rapporto durevole nel tempo, non un rapporto sporadico che una signora si viene pomeriggio, incontra un'ora, poi torna dopo due o tre pomeriggi, però ok, ci deve essere un rimando. Mi piacerebbe sapere più concretamente come funziona questo meccanismo. Grazie. Normalmente gli educatori che lavorano in educativa di strada vengono dotati dalle cooperative per cui lavorano di un tesserino da esibire in caso di contratto. Poi se li guardate sono dei ragazzi che hanno veramente un'aria molto rassicurante, per cui non credo che nessuno li scambierà per spacciatori. Però nel caso succedesse e venisse effettuato un controllo, loro hanno un tesserino che dimostra che sono lì perché stanno lavorando all'interno di questo progetto. Come funziona l'incontro con i ragazzi? In realtà, che se può sorprendervi, mediamente i ragazzi hanno molta voglia di incontrare degli adulti, di parlare con loro, di passare del tempo con loro. Solitamente in educativa di strada funziona così, viene fatto quello che si chiama il primo aggancio, per cui gli educatori vanno, si presentano, spiegano chi sono, in maniera assolutamente onesta e trasparente, quindi non è che si spacciano per qualcos'altro, spiegano proprio chi sono e che cosa offrono ai ragazzi.
Dopodiché vanno normalmente a trovarli tutte le settimane, più o meno sempre nello stesso giorno, nello stesso orario, in maniera che si crei un'abitudine all'incontro. Di solito, a seconda del tipo di gruppo che si incontra, cambia il tipo di proposta, nel senso che può esserci un gruppo che ha molta voglia di fare delle cose, ma non ha idea di come fare, allora lì si aiuta a individuare un obiettivo, un proprio progetto e a realizzarlo. Altri gruppi invece con i quali quello che conta è il confronto, il discutere, lo sviscerare le questioni, allenare anche la loro capacità e il loro senso critico nel corso di fronte a questioni che li riguardano più o meno da vicino. Per cui non è che esiste una proposta specifica che viene fatta, è molto rischioso presentarsi ai ragazzi con un catalogo di proposte. Perché la ragione per cui questi ragazzi non entrano normalmente nei servizi è perché non è detto che siano immediatamente interessati a fare una cosa particolare, sennò andrebbero a incrociarli. Molto spesso sono ancora nella fase in cui devono capire che cosa loro interessa, che cosa loro piace. Per cui di solito la maggior parte del tempo gli educatori la passano con i ragazzi a conoscersi e aiutare loro a conoscersi. E mano a mano, insomma, chi si conosce, poi si scopre che cosa loro interessa e allora si crea la connessione tra loro e le opportunità del territorio della città, o addirittura dell'Europa, perché voglio dire, oggi come oggi i ragazzi vivono in un contesto che è potenzialmente molto ampio. Non è semplicissimo da spiegare, proprio perché è un lavoro che si costruisce insieme a loro, cioè più che noi a proporre delle cose, spesso sono loro a chiedercele. Insomma, il fatto che ce le chiedano per me è già un risultato. Rispetto al coordinamento è uno dei nostri obiettivi. A noi non risulta che si sta un coordinamento tra Bovisa e Bergamo. Noi non pensiamo di arrivare a creare un coordinamento territoriale, però sicuramente il fatto di portare un po' quella che è la consuetudine e far emergere l'esigenza di incontrarsi periodicamente tra soggetti che a vario titolo si rapportano con i giovani per pensare insieme a delle strategie per andare incontro a quelli che sono i bisogni dei giovani. Questo è il nostro obiettivo e speriamo nell'arco di un anno di riuscirci, mettendo intorno a questo tavolo perlomeno la scuola, gli relatori, le associazioni e il consiglio di zona stesso. Grazie. Domanda forse scontata, ma avendo spesso a che fare con gruppi di ragazzi spesso di altre comunità, ispaniche o filippine, del sud-est asiatico, cioè prevedete al vostro interno anche una sorta di approccio, mediazione paralinguistica ma paraculturale, perché non è detto che siano magari, non so, ispanici di seconda generazione, che siano più binaristi che ispanici, magari invece c'è anche un'immigrazione molto recente, c'è appunto la sud-est asiatica da altre parti, quindi a volte c'è bisogno di supporto con di mediazione linguistica, no? Per meglio comprendere e per meglio entrare in contatto con un'altra cultura attraverso la lingua, ad esempio. Grazie. Allora, come vi dicevo, gli educatori che lavorano in questo progetto hanno esperienza di lavoro in contesti multiculturali, quindi parlano altre lingue oltre all'italiano. Qualora già dovessimo incontrare una comunità che utilizza prevalentemente una lingua diversa da quella che noi utilizziamo, siamo comunque nelle condizioni eventualmente di attivare anche un mediatore linguistico culturale. Se c'è bisogno, diciamo, non avrebbe avuto senso inserirci direttamente. Sì, grazie, solo una domanda, ma
di Hackathon, praticamente nel quartiere porta avanti due progetti, sia riguardo il guarda che quello che è stato presentato stasera. Come dice il titolo, riguarda di guarda, sono due quartieri diversi, perché guarda di guarda è quello fatto nel quartiere di guarda, e invece questo progetto Ovisa ad Ergamo, quindi sono la stessa zona ma due quartieri diversi. E poi per quanto riguarda che mi è stato da Fondazione Carlo, e quindi è proprio anche un altro tipo di progetto, un progetto di coesione sociale, su un altro territorio, con un'altra fonte di finanziamento, con un altro partenariato. Effettivamente di Hackathon è una cooperativa che in zona 9 lavora molto da quando è nata nell'85, quindi è presente in diversi progetti e servizi. È un po' il nostro banco il fatto di lavorare con una connotazione fortemente territoriale proprio per mettere in rete anche i vari progetti e servizi che noi attiviamo su questo territorio. Visto che non ci sono altri consiglieri iscritti, presentazione sia stata sufficientemente chiara, quindi io ringrazio i nostri interlocutori. Credo che l'aspetto sottolineato anche dalla dottoressa Gardine, cioè della continuità, cercare di continuare questo progetto anche nei prossimi anni, sia importante, perché come alcuni di voi hanno sottolineato, la continuità di progetti simili è fondamentale per non creare anche delle false attese che poi non trovano riscontro, quindi è importante l'impegno anche per gli anni successivi. Visto che saranno previsti poi degli step successivi trimestrali di verifica anche proprio sul campo per comprendere come si inserisce all'interno del quartiere Popisa in Erba su questo progetto, ci aggiorniamo proprio rispetto a queste verifiche che verranno fatte. Congediamo i nostri interlocutori ringraziandoli. Minuti di sospensione proprio per poter salutare, poi cominciamo la nostra seduta di consiglio con gli interventi dei cittadini, ho già due persone iscritte a parlare, gli interventi dei consiglieri e la discussione di ordine del consiglio.